Finalmente sono arrivato su Brick Genova, alture di Albissola, Stella, paesaggio incantevole, si vede di tutto di più, è un punto piuttosto alto, anche se sono solo 483 metri. Mi ha colpito il fatto che quando sono passato dal sentiero di sotto ho visto questo manufatto inconfondibile ai miei occhi. È una risega nel terreno. Allora ho fatto un giro, un po' di esplorazione, ho trovato questo punto riparato che è sicuramente un punto d'arma. Fatto ancora un giro più sotto, sono andato a curiosare, ho trovato delle trincee che sicuramente offrivano servizio a questo punto di avvistamento con tanto di punto d'arma. Ecco, qua c'è la trincea fa così, va giù, va là, e come dice il vecchio adagio, ogni buco ha una trincea, quindi adesso io seguo la trincea e mi porterà nel rifugio. Guardate che bello questo scasso nella roccia. C'è cresciuto, vabbè, la vegetazione dentro, comunque il rifugio, se tanto mi dà tanto, è al riparo dal vento, perciò è lì. Vado a vedere. Va bene, ho cominciato a fare un giro dalla collina, dalla montagna, diciamo, perché è un monte, si chiama Monte Genova. Sono andato dalla parte più riparata dalla tramontana, come ormai di esperienza mi è capitato di trovare, e ho trovato questa depressione del terreno che fa capo a una trincea che viene giù. E a grande sorpresa, sotto queste fronde, ho trovato questo rifugio. Ora, andarmici a infilare dentro da solo non mi sembra il caso. Verremo con più e più equipaggiati, con truppe più che altro con un appoggio. Vabbè, torniamo su a prendere un po' di sole su Brick Genova. Ok ragazzi, c'è stato un piccolo cambio di programma, ho trovato dei ragazzi gentilissimi che mi fanno appoggio mentre io ci infilo dentro la testa, anche perché per poter scendere più in basso qua ci vogliono le imbragature, ci vogliono le corde, perciò gentilmente loro mi terranno per i piedi e io scenderò a vedere cosa diavolo c'è lì sotto. Vai, 3, 2, 1, un bel respiro, via! Ah, eccolo qua, come sospettavo. È una piccola riservetta per lo stoccaggio delle munizioni di un punto d'arma di due o di qualche contraerea. Niente di più. Il solito rifugietto profondo 7-8 metri che finisce lì con una piccola svolta a destra. Va bene. Ok, valeva la pena di infilarsici dentro. Adesso la parola chiave. Tira! Ok, ragazzi, gentilissimi, io la faccio tutti i giorni, capisco che è un po' strano, ma io la faccio tutti i giorni. No, vai tranquillo, anzi, bella esperienza. Va bene, io spengo, alla prossima, chiudiamo il buco che non si ci infili dentro nessuno e allora alla prossima esplorazione.